Pur non essendo un derby nel senso stretto del termine, la contrapposizione sportiva tra vecchia signora e beneamata mette di fronte due tra le formazioni più sostenute, titolate e con maggior tradizione sportiva in Italia, oltre che probabilmente quelle con maggior fatturato nel bel paese. Soprattutto per quanto riguarda il massimo campionato nazionale, torinesi e milanesi si sono spesso battuti per le prime posizioni della classifica, se non direttamente per l'assegnazione dello scudetto. In altre parole, questo derby può essere considerato il classico del calcio tricolore. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Dovrebbe in teoria trattarsi di una partita amichevole, ma visti i protagonisti in campo direi che possiamo aspettarci qualcosa di più. Sì, beh, non posso dire di essere estraneo alla sensazione, Fabio. Sono partite che dal punto di vista del risultato lasciano il tempo che trovano. Eppure, come atleta, hai sempre una molla che ti scatta dentro. Non vuoi perdere per non abituarti alla sensazione della sconfitta, ma soprattutto non vuoi che vincano i tuoi rivali di sempre. Diamo il via alla partita. Prova a giocarla in profondità. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La mette sulla sinistra. Vede l'inserimento del compagno. Deve buttare dentro un cross. Grande occasione. Scodella in avanti. Ci prova. Aprono le marcature. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E la partita inizia alla grande, subito gol. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Riceve in ottima posizione. Passaggio sulla destra. Riceve il passaggio. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Cerca l'uomo là davanti. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Allarga il gioco con pallone a sinistra. E trova il compagno. Va al tiro!
È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Ottimo intervento! Allontana il pallone. Pallone lungo in verticale. Ottimo pass, ecco il tiro! Gli nega la gioia del gol, che parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Riceve la palla. Calibra un bel pallone. Se ne va. Attenzione, grande conclusione! Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. L'avversario ha avuto la meglio. Bella apertura. Lungo passaggio in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 al termine di questa prima frazione, vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. La conclusione! Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Si appoggia al portiere. Lancio lungo del portiere. Mostrano un buon controllo del gioco. Il portiere la spedisce su. Vediamo se può colpire. La sfera entra in porta. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Prova il cross e va a colpire di testa. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari.
Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera, secondo te, Luca? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. C'è la palla lunga, in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La gioca sulla destra. Cerca di servire il compagno in avanti. Prova il tiro! Ci è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Noto marcature asfissianti, non si concede niente. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Riceve un pallone interessante. Splendida reazione del portiere! Scodella in avanti. Mancano solo 10 minuti. Palla in avanti verso il compagno. Lungo passaggio in avanti. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma bisogna dare il giusto credito a questa difesa. E trova bene il compagno. Tocco preciso. Ecco il tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Finisce così, non c'è più tempo. Risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, tra l'altro, meritatissimo. Per concludere l'analisi, a te invece...